dichiarazioni del dirigente in merito al futuro dell'attaccante arrivate in serata. L'addio al Milan appare ormai scontato, ma potrebbero cambiare le carte in tavolo. Il Milan si aspetta di poter disporre di un tesoretto di una quarantina di milioni di euro grazie alle cessioni dei calciatori in prestito. Gli addii di Rade Krunic e Juniors Mesías sono certi, ma l'incasso maggiore arriverà chiaramente dalle ufficialità di Alexis Salemaker e Charles De Ketelaer. Per l'esterno, il Bologna dovrà pagare una decina di milioni, per l'ex club Brue, dopo i 3 milioni per il prestito, invece, l'Atalanta è chiamata a sborsare almeno 23 milioni più altri 4 possibili di bonus. Futuro De Ketelaer, per Cassi, parleremo con il Milan. I bergamaschi, dopo la grande stagione dell'attaccante, sono intenzionati a trattenerlo, magari con uno sconto. Le parole di Luca Percassi, intercettato a margine della presentazione del nuovo logo di Serie C, sembrano andare verso questa direzione. Abbiamo finito ieri il campionato, riporta ansa.it, con il Milan avremo modo di parlare e riprenderemo la relazione, sapendo quello che ha fatto l'Atalanta in questi mesi e quello che ha fatto lui. Arriva poi una battuta anche su Luke May, protagonista principale della stagione fantastica dell'Atalanta. Le squadre che lo vorrebbero non mancano di certo, ce lo teniamo stretto, ma il mercato è sempre imprevedibile,